Oggi parliamo di un libro e di un argomento molto controverso, ovvero parliamo della legge di attrazione, quindi non trarre conclusioni affrettate. Ti consiglio di guardare il video per intero prima di commentare, soprattutto se è la prima volta che senti parlare di queste idee. Per guardare questo video e soprattutto leggere il libro, devi avere un certo grado di apertura mentale. Infatti nel libro vengono dette cose abbastanza bizzarre e controverse. Per esempio, l'autrice sostiene che il libro sia stato ispirato da un'entità extrasensoriale. Ecco, se tu ti fermassi dopo questa affermazione, perderesti le centinaia di piccole idee che possono influenzare positivamente la tua vita. Infatti è solamente grazie ad un sano spirito critico che puoi leggere i libri controversi come questo e riuscire a dividere le ottime idee da quelle che potrebbero essere banalità. Ora voglio spiegare a chiunque non abbia mai sentito parlare della legge di attrazione cosa sia anche dal punto di vista spirituale e poi ti svelerò come io la uso personalmente in maniera molto pragmatica. Nel nostro universo tutto ha una particolare vibrazione, è per questo che il tuo computer è differente dalla tua sedia ed è attraverso i tuoi sensi che codifichi queste vibrazioni, trasformandole nel mondo che viene intorno a te ogni giorno. Facendo parte integrante di questo universo, ognuno di noi ha una diversa vibrazione ed è proprio a seconda di questa vibrazione che l'universo ci presenta gli eventi che accadono nelle nostre vite. Infatti, la legge di attrazione sostiene che la nostra realtà esterna è assolutamente un riflesso delle nostre vibrazioni. Vibrazioni è un termine molto New Age, quindi puoi semplicemente pensarla così. Attrai nella tua vita le situazioni che corrispondono ai tuoi stati d'animo più persistenti. Per la legge di attrazione, l'unica ragione per cui non hai ancora raggiunto i tuoi obiettivi è che la tua vibrazione è differente da quello che desideri. Infatti, secondo l'aspetto spirituale, è più problematico della legge di attrazione, è come se ognuno di noi stesse trasmettendo un segnale radio a una frequenza differente e l'universo stesse rispondendo al segnale di ogni singola stazione, trasmettendo come risposta una canzone diversa. Però, secondo la legge di attrazione, se non ti piace quello che stai ascoltando, hai la possibilità di cambiare stazione, ovvero puoi migliorare la tua frequenza pensando pensieri diversi e rinnovando le tue credenze di fondo in accordo con il genere di canzoni che vuoi ascoltare nella tua vita. Tuttavia, non è possibile fare un salto di frequenza troppo ampio. Non puoi passare da 88 a 102.7 perché c'è una differenza troppo grande tra le due frequenze. So che ti potrà sembrare ovvio, ma forse non hai mai notato che quando hai pensieri negativi è impossibile avere improvvisamente pensieri positivi. Ed è vero anche il contrario, quando hai pensieri positivi è impossibile avere improvvisamente i pensieri negativi. Questo perché la legge di attrazione sostiene che attiri i tuoi pensieri e i pensieri su cui ti concentri attraggono altri pensieri di simile vibrazione. Ecco il motivo per cui quando entri in uno stato negativo è molto facile restarne intrappolato. In pratica entri in una spirale negativa da cui è molto difficile uscire se non sai come fare. È importante chiarire che secondo la legge di attrazione non esiste un negativo. Per esempio, quando pensi non voglio essere più povero è come se stessi chiedendo di continuare a vivere la stessa situazione perché quando pensi non voglio essere più povero le emozioni e i pensieri che continuerai ad attrarre sono gli stessi che hanno causato la tua povertà. Anche pensieri del tipo voglio essere ricco non sono utili perché quello che è sottinteso in un pensiero del genere è la mancanza di denaro. Puoi avere un desiderio molto forte, ma non puoi trasformare il tuo desiderio in realtà se continui ad avere pensieri che ne sottolineano la mancanza. Se vuoi capire se un pensiero ha un effetto positivo o negativo sulla tua vibrazione, chiediti semplicemente che tipo di emozioni stai avendo a causa di questo pensiero. Il modo migliore per aumentare la tua vibrazione è essere grato per quello che è già presente nella tua vita. Infatti non importa quanto complicata possa essere la tua situazione, puoi sempre trovare qualcosa per cui essere grato. Puoi essere grato anche per il solo fatto di essere vivo e poter respirare. Inoltre, tutto quello su cui ti concentri si espande. Per questo bisogna rivolgere la propria attenzione su quello che si vuole ottenere invece che su quello che si vuole evitare. Quindi smettila di preoccuparti di tutto quello che potrebbe andare
male e invece inizi a pensare a quello che potrebbe funzionare. Infatti, hai mai notato come per le persone che si lamentano e si preoccupano continui tutto ad andare loro storto? Oltre alla legge di attrazione, esiste un fenomeno ben studiato in sociologia e psicologia, ovvero le profezie autoavveranti. Infatti, c'è il rischio che inconsciamente tu faccia diventare realtà quello in cui credi semplicemente perché ti aspetti che accada. In altre parole, un'aspettativa riguardo ad un avvenimento può influenzare il tuo comportamento e di conseguenza causare l'avveramento della tua aspettativa iniziale. Facciamo un esempio pratico. Se un professore crede che un suo alunno non sia bravo in matematica, sarà naturalmente portato a trascurarne l'insegnamento, diventando lui stesso la causa principale dei brutti voti in matematica, del bambino, così da soddisfare la sua credenza iniziale. Le vibrazioni di cui stiamo parlando sono causate dalle tue emozioni, che a loro volta sono causate dai tuoi pensieri e dalle tue credenze. Per credenza intendo quello a cui credi più profondamente, come per esempio non sono abbastanza o sono una persona timida. Una credenza non è nient'altro che un pensiero che è stato ripetuto molte volte fino a diventare parte della tua personalità e del suo subconscio. In pratica è come se ti fossi auto-ipnotizzato nel credere in quello che sei. Quindi la tua personalità è qualcosa in cui hai deciso di credere. La buona notizia è che puoi cambiare le sue credenze, anche se è complicato sradicare i pensieri con radici così in profondità nella tua mente. In poche parole, tutto quello che succede nella tua vita è causato dalla tua vibrazione, che a sua volta è influenzata da quello a cui pensi e quello in cui credi nel profondo. La legge di attrazione sostiene che attrae nella tua vita situazioni e persone che rispecchiano le tue stesse vibrazioni emozionali, ovvero che soddisfano e rispecchiano le tue credenze di fondo. Supponiamo che credi di non meritare di essere amato. Secondo la legge di attrazione, questa tua credenza si manifesterà in tutte le tue relazioni. Quindi, finché non cambierai i tuoi pensieri, sarai sempre imprigionato in rapporti negativi che rispecchiano il tuo paradigma. Non merito di essere amato. La tua realtà esteriore è semplicemente un riflesso delle tue credenze. Per rendersene conto in prima persona, ti consiglio di scrivere un elenco di tutto quello che credi nei vari ambiti della tua vita. Per esempio, se riguardo ai soldi hai una credenza del tipo «il denaro alla radice di tutti i mali», «le persone ricche sono disoneste», «non pagherò mai tutti i miei debiti», «la mia famiglia era povera quindi sarò povero anch'io», scoprirai che la tua situazione economica rispecchia esattamente le tue convinzioni sui soldi. Tuttavia, prendendo in considerazione solamente l'aspetto spirituale della legge di attrazione, potresti fare il mio stesso errore. Infatti, il problema che ho incontrato personalmente quando ho scoperto queste idee è che ho creduto che la mia vita potesse cambiare semplicemente attraverso il pensiero positivo, ovvero ritenevo che avrei potuto migliorare la mia vita solamente cambiando i miei pensieri, e purtroppo non è così. Non puoi migliorare la tua situazione senza agire. Infatti, non importa per quanto tempo tu possa visualizzare 1 milione di euro se rimani seduto sul tuo divano senza fare niente. Dubito che un mucchio di soldi si manifesterà magicamente davanti ai tuoi piedi. Per guadagnare 1 milione di euro devi credere di poterlo fare, devi credere di meritartelo, devi avere tutte le credenze appropriate, ma soprattutto devi uscire nel mondo reale e devi sporcarti le mani ad agire. Probabilmente dovrai aprire un tuo business, dovrai commercializzare un nuovo prodotto e dovrai fallire e ritentare centinaia di volte. Quindi non voglio che tu faccia il mio stesso errore. Senza azione non ci sarà nessun cambiamento nella tua vita. Il vero aspetto della legge di attrazione su cui voglio farti riflettere è che, cambiando i tuoi pensieri, cambieranno le tue credenze di fondo e, di conseguenza, cambieranno le tue emozioni, cambieranno le tue azioni e cambieranno i tuoi risultati. Tuttavia, se salti uno solo di questi passaggi, non risolverai proprio un bel niente. Una volta che avrai corretto il modo in cui pensi, dovrai agire in accordo con i tuoi nuovi paradigmi. La legge di attrazione è utilissima per allineare i tuoi pensieri e le tue credenze con la persona che vuoi diventare. Per esempio, se vuoi dimagrire e hai la credenza di fondo che non potrai mai perdere peso, mi spieghi come riusciresti a iniziare a fare sport in modo costante?
semplicemente non lo farai mai, perché c'è una differenza enorme tra quello in cui credi e le azioni necessarie per dimagrire. Oppure, come pensi di poter migliorare la tua situazione economica se hai la credenza di fondo che sia impossibile trovare lavoro? Con dei pensieri limitanti non agirai mai in accordo con le azioni necessarie per trovare lavoro, non proverai nemmeno a mandare un curriculum, non proverai a fare colloqui e getterai la spugna prima di provarci, proprio perché credi che sia impossibile riuscirci. Il modo in cui personalmente uso la legge di attrazione è molto pragmatico, spetta solamente a te informarti per poi trarre le tue conclusioni. Quello che però ti posso garantire è che cambiano i miei pensieri e soprattutto agendo in accordo con le mie nuove credenze sono riuscito a migliorare. Onestamente, non penso sia stato in grado di cambiare la mia vita grazie ad una sorta di manifestazione magica, ma semplicemente perché ho migliorato i miei pensieri e ho iniziato ad agire in maniera diversa. La legge di attrazione applicata in modo pratico e ridotta alla sua essenza dice proprio questo: cambia i tuoi pensieri, concentrati su quello che vuoi e agisci di conseguenza, e la tua vita migliorerà.